Ci siamo tornati a Bagnara a distanza di un anno circa. E, insomma, Bagnara l'anno scorso proprio in questo campo vinse il campionato Under 18 battendo Mastria Catanzaro. Fu un traguardo bellissimo per un gruppo che, insomma, sta facendo realmente far parlare di sé anche nel basket senior, ovviamente, da questa stagione. Questa sera appuntamento di grande pallacanestro, anche perché c'è il playoff in atto, il playoff di Serie G. C'è un frazione incredibile qui al Pala Brian Oliver di Bagnara. C'è un tifo organizzato da una parte e dall'altra. È presente anche il nostro amico, il capo tifoso, il Botteghello, ormai famosissimo. È diventato virale il suo video con tanto di bicicletta. Fateci sapere se si sente o se si vede. Io chiaramente parto con le due formazioni, partendo dalla Botteghello Basket, Santo Vazzana, Marco Costantino e Enrico Rogolino, il giovane Antonino Riversata, Michele Pericolo, che purtroppo è out in panchina soltanto per onore di firma, e poi l'uomo del momento, Francesco Cimino, che sta spopolando sul mondo dei social, su TikTok, grazie a una canzone diventata virale in un amen, che un po' tutti i giovani conoscono. Dall'altra parte, ovviamente, Jonathan Faraci, Gabriele Curciarello, protagonista assoluto in gara 1, Giovanni Centofanti sulla striscia di quarto periodo, che ha praticamente fatto allungare la formazione bianco-blu, il giovane Michele Zurilli, Giovanni Chiupi fuori categoria e l'estro del veterano Ciccio Catanoso. L'allenatore, come sempre, è lui, è Eugenio D'Attola al secolo, lo sceriffo. Dopodiché Bagnara, padroni di casa, che recuperano il giovane Barba. Si parte col giocatore più rappresentativo, Natale Surace, classe 99, rientrato nella sua città natale, passatemi il gioco di parole, ma me lo posso permettere. Vincenzo Lopressi, anche lui molto molto bene in gara 1, Andrea Mollica, Giovanni Galini, arrivato dalla Vis in doppio tesseramento, Marco Barbera, Andrea Chindamo, Tander da Palmi insieme ad Alessandro Rizzitano, Davide Gioffre, Domenico Velardo, Francesco Bagnato, appunto Alessandro Rizzitano, il ritorno in grande stile di Alessandro Barba nei 10, nei 12 e Danilo Messina. In questo caso gli allenatori sono due, sono gli uomini con la maglietta gialla estiva, anche perché siamo a pochi passi dal mare, ovvero coach Armando Russo e l'assistente, il nativo di Bagnara Calabra, Rosario Pirrotta, ovvero al secolo il figlio del signor Maselli, tifoso del Bologna, l'unico tifoso del Bologna nella città metropolitana di Reggio Calabria. Scherzi a parte, siamo prontissimi, arbitreranno la sfida questi due signori. Abbiamo anche la grafica per questi due signori, che sono Antonio Caputo e Lorenzo Smirne, in arrivo dal comprensorio di Lamezia Terme. Siamo prontissimi per la palla 2, siamo un po' in ritardo a dirvela tutta, però c'è un'atmosfera bellissima, tutti in piedi, c'è tutta l'under 13 di coach Armando Russo posizionata a margine del palazzetto. Io sinceramente prima ho visto anche un pezzettino dell'allenamento di una formazione giovanile che ha fatto 10 su 10, pazzesco, nel campionato under 13. Si alza il coro Bagnara Bagnara e i ragazzi della Costa Viola sono pronti a entrare in campo. È un dentro fuori per i ragazzi di Armando Russo, che non possono più sbagliare se vogliono continuare a cavalcare il sogno playoff, provando ancora a conquistare la finale. In caso di vittoria del Bagnara si volerà in gara 3, programmata già per sabato al Palabboccioni alle 16.30 del pomeriggio. Se qualora dovesse uscire una giornata di questo tipo, alle 16.30 del pomeriggio al Boccioni, personalmente andò al palazzetto con i Bermuda e la maglietta di LeBron James, che secondo me farà tanto tanto caldo. Pronto a entrare in campo anche la formazione di Eugenio D'Attola, la Botteghello Basket. Andiamo a vedere i due quintetti per Bagnara: Francesco Bagnato, Natale Surace, Vincenzo Lopressi, Andrea Mollica e Andrea Chindamo dall'altra parte. Bello il gesto nel frattempo di fair play tra i ragazzi delle due formazioni. Dall'altra parte, dicevamo, per la Botteghello Basket c'è Giovanni Crupi, c'è Enrico Rogolino, Marco Costantino, il capitano Santo Vazzana e Ciccio Catanoso, il giocatore più navigato a queste latitudini. Lui è un classe 1979, come coach Polignano, per capirci,
Nel frattempo Armando Russo prova a ruffianarsi tutto il tavolo, no, sto scherzando, lo fa sempre, e siamo prontissimi per la palla 2, alzato Giovanni Grupi contro Natale Surace, entrambi due ottimi jumper, entrambi abili in schiacciata, vedremo se vedremo azioni spettacolari in questa sera. L'arbitro Antonio Caputo, uno dei preferiti di sempre di Pasquale Vazzano, è pronto a alzare il pallone. Grupi contro Natale, la prende Bagnara, il primo possesso per la formazione della Costa Viola. Andremo lì, per Natale Surace a 3 immediatamente sul ferro, a rimbalzo c'è la formazione bianco-blu del presidente Musolino. Giovanni Grupi prova a penetrare, ottimo il lavoro di Mollica, e c'è l'incomplete, palla in out, non si concretizza il passaggio in diagonale da Grupi verso un esterno della bottega delle basket. Si può ripartire, attacca Andrea Mollica, bagnato per Andrea Tindamo, protagonista importantissimo in gara 1, nonostante la sconfitta di suoi passaggi in diagonale da Surace per Mollica, è corto, la palla finisce in out, non si sblocca il punteggio, come stessimo parlando di una partita di calcio 0-0, non si sblocca il punteggio qui al Pala Brian Oliver, ormai mi invento anche i nomi dei palazzetti, se archi per me sarà sempre il Pala Nunzio Geri, questo impianto è il Pala Brian Oliver, considerando che quando era scoperto Brian, mito assoluto della storia della Viola, giocò con i colori del Bagnara. Bello il passaggio, complicato, ma c'è una deviazione. Deviazione di Andrea Kindamo, sarà rimessa per la formazione della bottega delle basket. Non si sblocca il punteggio, 9-15 da giocare. Alla battuta Marco Costantino. Esce Ciccio Catanoso, la va a prendere. Passaggio per Grupi. Per un attimo Bagnato ci sta per arrivare. Rogolino, bello il passaggio. Santo Vazzana nel pitturato per Ciccio Catanoso. Arresto il tiro di Ciccio. Realizza, primi due punti. Reggio Calabria 0-2. Vantaggio. Botte che le basse. Si alza dalla panchina anche Giovanni Centofanti. Contro la Darman forte ai suoi. Attacca la formazione costiera. E per il Surace dorsale. Ma finisce in out con i piedi. Palla persa Bagnara, 2-0 Botteghelle. C'è un frastuono qua tra trombetto e tifo organizzato, spero si senta tutto. Saluto Pietro e Pasquale, Pietro da Londra e Pasquale direttamente al Mega Toys. Attacca la formazione della Botteghelle Basket dopo il vantaggio firmato Catanoso. Marco Costantino, brutto il passaggio, Bagnato a prendere un attimo, palla fuori, l'ultimo tocco di Marco Costantino, anzi di Enrico Rovolino. Non sono così d'accordo, probabilmente in questo caso, e solo in questo caso, è più vicino io all'azione anche rispetto agli arbitri. Si può ripartire, attacca Bagnara. Andrea Kindamo supera adesso la metà campo, contro Rovolino, scarico per Vincenzo Lopresti, prova a avvicinarsi, passa il pallone a Bagnato, ancora per Kindamo, prova a scardinare la difesa con un tiro complicato, sfiora il gioco dai tre punti e sinceramente fa un'ottima cosa Andrea Kindamo con la canotta numero 25, volerà allenata per due tiri liberi, 0-2 il punteggio, decide al momento un canestro di Ciccio Catanoso. È bella questa postazione, io la ricordo con piacere anche nelle precedenti partite, perché praticamente vive la partita da molto molto vicino. Nel frattempo sbaglia il primo Andrea Kindamo, 0-2, secondo tentativo per l'esterno di Armando Russo, che non si sblocca, non riesce a sbloccare il punteggio, la formazione di Soas, Armando Russo che adesso prova a difendere. Catanoso per Grupi, passaggio per Marco Costantino, i bianco-blu provano a pungere, Santo Vazzana, dorsale, cerca linea di fondo molto complicata, passaggio per Catanoso nell'angolo, spazi strettissimi anche nella nostra inquadratura. Catanoso contro Lopresti che mette pressione, la ruba, Vincenzo Lopresti di gran carriera, trova la tripla in contropiede pazzesca, non va, sembrava Bruno Valvo ai tempi belli alla Lustre e Molini, pasticcio di Grupi clamoroso e Kindamo ne approfitta, è il pari firmato Andrea Kindamo, and one, due pari, sarà tiro libero aggiuntivo per Andrea Kindamo. Intravedo nel pubblico Luca Caratozzolo che sente più degli altri questa partita, lui che insomma fin dall'under 12 ha vinto e trionfato sui parquet di Mezza Italia con questo gruppo giovanile che tantissimi anni fa sotto la guida del coach Marcello Musitano
vinse il campionato CSI Under 12, battendo addirittura Fortitudo di Bologna. E Luca, insomma, è stato uno dei protagonisti anche nella passata stagione, impattante nel trionfo di Bagnara contro Catanzaro. Pindamo! Vantaggio Bagnara 3-2. Può ripartire Portogallo Basket, attaccare Gio Calabria, Enrico Rovolino con la tecnica fino in fondo, non va, svetta Natale Suraci, non fa l'apertura, adesso sì, passa la palla Andrea Mollica, uno dei giocatori più prolifici della formazione costiera, ora per Francesco Bagnato, Bagnato fino in fondo, c'è un contatto, non fischia l'arbitro, reclama il pubblico di Bagnara, Bazzana passato in diagonale per Giovanni Clupi, l'ex DR perde clamorosamente il pallone, complice l'ottima difesa e il fattore campo assoluto della formazione costiera. Mollica pensa al tiro, poi palleggia, ottimo il ball handling, giro, tiro difficile, lo sbaglia, a rimbalzo fa buona guardia la formazione di Eugenio D'Attola che può ripartire 3-2 sul cronometro, 7 minuti 8 da giocare. Marco Costantino, palla in posta e Clupi, partenza incrociata difficile, cade per terra al limite dei passi, la tiene in campo, Catanoso per Rogolino, prova a usare Botteghelle, finger roll, e canestro di Enrico Rogolino, sorpasso Botteghelle, 3-4 per gli uomini dello sceriffo Eugenio D'Attola davanti alla sua panchina, attacca la formazione di Bagnara, Pindamo si libera tutti, 5-4, super canestro di Andrea Pindamo, nuovo vantaggio per la formazione del presidente Messina che frena qui accanto a noi. Bazzana si prende la questione, prova il tiro, non va, è partita scarica Bagnara e Botteghelle Basket, è pronto un cambio per il team di Armando Russo, entrerà Domenico Velardo, Natale Surace gliela rubano per un attimo, palla ancora a Mollica, Andrea Mollica, questo è 2003, ma proprio del coetaneo, lo presti idea, super bomba, 8-4, doppiata nel punteggio la formazione regina, fallo di Francesco Bagnato, è proprio lui l'uomo indicato di andare a accomodarsi in panchina, dunque primo cambio della sfida, fuori Francesco Bagnato, dentro Domenico Velardo, saluto Giorgio Lo Giudice, saluto tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, si ripartirà con 6 minuti a giocare con la rimessa per la formazione bianco-blu della Botteghelle Basket con Enrico Rovolino alla battuta, ripartite Marco Costantino, supera adesso la metà campo con coraggio, ora per Enrico Rovolino, c'è un catch con Velardo, c'è il fallo, fallo di Domenico Velardo che si è andato ad affibbiare sul principale fantasista della formazione bianco-blu, anche perché le giocate di Enrico Rovolino sono tutte molto molto variegate, sa cambiare ritmo, bene a destra a sinistra, è abile nel resto del tiro ed è in crescita continua e costante, attacca Botteghelle, passaggio prevedibile da Clube a Costantino, capisce tutto la retroguardia dei ragazzi della Costa Viola, attacca Marco Costantino per Clupi, uomo contro uomo per la formazione costiera, Bazzana prova a scardinarla, Costantino da 3, super bomba, non perdona il papà di Leonardo, 8-7, un punto da recuperare della Botteghelle, Pindamo fino in fondo, sfiora nuovamente il gioco da 3 punti. Saranno 2 tiri liberi, pronto un cambio esordio in questa sfida per il numero 10, figlio d'arte, sua mamma Anna Fotia, per anni e anni sarà leader della classifica marcatrici dei campionati femminili, entra Giovanni Centofanti che fino a qualche mesetto fa vestiva la canotta della pallacanestro viola in Serie B con coach Polignano alla guida, prodotto giovanile Nuova Jolly, un grande abbraccio a Romana Pirillo, insomma è ancora una carriera tutta da scrivere per lui, classe 2001, Pindamo e Lunetta, sbaglia il primo, è già il terzo errore per Andrea Pindamo che è partito scarico, ancora è Lunetta Pindamo, fa 1-2, 9-7, può ripartire la formazione bianco e blu, Ciccio Catanoso, non c'è il backdoor, passa la palla a Clupi, ora per Giovanni Centofanti, classe 2001, inizia a palleggiare, vuole risolverla da solo ma poi torna indietro con razionalità, palla per Clupi contro due avversari, poteva passare nell'angolo a
casa nostra, passa a Costantino che prova a sparare da tre, ma non fa canestro in questo caso. Dall'altra parte attacca le presti da due, non va. Mollica si mola, tira due, realizza un gran canestro Andrea Mollica. 11-7, è pronto sul cubo dei cambi Giovanni Gallimi, determinante nella serie playoff, vinta inaspettatamente agli Stinger, contro gli Stinger dalla formazione del Bagnara. Attacca Costantino col ball handling, troppi palleggi, Vindamo la prendere un attimo, Catanosa con esperienza, schiva la stoppata, non c'è fallo secondo l'arbitro, non c'è neanche il fallo in attacco, e poi c'è il fallo che arriva a metà campo, fallo di Santo Pazzana che non è completamente d'accordo col fischio, si prende la questione anche Ciccio Catanosa. Protesta da parte di Andrea della Pettega del Basket, si avvicina anche Domenico Verardo che era proprio lì, era lì vicino. Dovrebbe essere rimessa per il Bagnara, 11-7 il punteggio, c'è il cambio come detto, come anticipato, entra Giovanni Gallimi con la canotta numero 37, che sono i suoi anni insomma, lui ha 37 anni dentro, però no, magari potesse arrivare a giocare ad altissimo livello fino a 37 anni, magari emulando le gesta di tanti sportivi che hanno quell'età e giocano ancora con immensa passione. Un esempio di tutti Fabio Ciglione, che ne è sicuramente di più, ma a occhio e croce è l'esempio di giocatore con la passione non solo per la pallacanestro ma soprattutto per la pallacanestro. 4:25 da giocare, c'è il time out. Come potete vedere per gli amanti TikTok, inquadriamo il buon Francesco Cimino che sta spopolando sul web. Come si chiama il brano? Ve lo dirò tra poco, purtroppo non sono completamente sul pezzo, però so soltanto che alla Barona, che è un posto totalmente underground dove esplose Marrakesh, che insomma adesso è un fenomeno del mainstream, si sono esibiti lui e i ragazzi della sua crew, che stanno facendo veramente passi da gigante. Si ritorna dal time out dopo questa parentesi strettamente hip hop. Bagnara schiera Kinda Mogalimi, Mollica, Velardo e Natale Surace. Dall'altra parte Giovanni Centofanti, Santo Pazzana, Marco Costantino, Giovanni Crupi e Ciccio Catanoso. Si può ripartire, attacca partiti. Finger Row, passa la palla a Mollica, ora per Natale Surace, prova la bomba Natale, non va, a rimbalzo, svetta, come se fosse un lungo, Ciccio Catanoso, giocatore italo-giapponese, consegnato per Santo Pazzana, ancora per Ciccio, fronteggia, scarico per Pazzana, si conoscono molto bene i due, c'è un contatto, un fallo. 7 anni fa di questi tempi, Ciccio Catanoso e Santo Pazzana, survivor di quella Bottega delle Basket guidata da Sebi D'Agostino, vinsero la Serie C Silver, all'epoca la FIP Calabria presieduta dal presidente il geometra Sandro La Bozzetta, che saluto, vinsero una fornitura di palloni per tutto l'anno che fece notizia, anche perché quell'anno non c'erano le promozioni nella vecchia C1. Si può ripartire, Giovanni Crupi consegnato per Ciccio Catanoso, Catanoso fronteggia contro Kindamo, prova ad andare dentro fino in fondo, c'è un contatto da due, realizza da playground Ciccio Catanoso, terzo tempo power come non lo insegnano più, bravissimo Ciccio, difesa uno contro uno, uomo contro uomo per il giro d'acqua, Kindamo tra il suolo, Catanoso, gli alberi non fischiano, Mollica finta contro finta, fa saltare Crupi, c'è un contatto, qui c'è un fallo evidente di Giovanni Crupi che non è d'accordo. Faranno due tiri liberi per Andrea Mollica. È una gara dove bisogna lavorare anche sui nervi e serve calma e tranquillità. Saluto il grandissimo Giorgio Colarullo, gloria infinita del basket che fu, quello che ci piaceva, quello di una volta. Giorgio, ti consiglio di andare a dare un'occhiata alla nuova riforma dei campionati, soltanto per farti mettere un attimino le mani ai capelli. Saluto anche Davide Cussola, che era uno degli assoluti protagonisti di quella Bottega delle Basket che 7 anni fa vinse la C Silver. All'interno del famoso duo di lunga tipico con Santo Pazzana. Nel frattempo segna il primo Mollica. Davide Cuzzola, che a occhio e croce è un giocatore tesserato per la Bottega delle Basket in questa stagione,
e potrebbe ritornare. Last minute, segna il primo Andrea Mollica, 11-10, realizza 13-9 il punteggio, sì, 13-9, si può ripartire. Attacca Ciccio Catanoso, passa la palla a Bazzana, entrato in campo Cucciarello, airball di centrocanti che non prende nulla. 3 minuti 18 da giocare. Ovviamente ce l'avate tutti, caro capitano Marco, pensa bene, ti saluto e ti abbraccio, e sappi che mi hanno detto che sei diventato un astro del mondo delle biciclette. Ormai le biciclette fanno di moda anche alla pallacanestro. Ti aspettiamo, segna Natale Curace. Però Marco, se viene una partita del genere devi arrivare come minimo impennando. Attacca Santo Bazzana dall'altra parte, il cuore alla posta delle basche, Catanoso da 3 dal Giappone, 15-12, la partita è accesa. Attacca Andrea Kindamo, Kindamo fino in fondo da 2, non va, si può ripartire. Attacca Marco Costantino per Ciccio, ancora da 3, non va. Qua c'è Armando Russo, chiama time out, ma Bagnara commette una clamorosa disattenzione, un misunderstanding, si danno il 5 Natale Curace a Andrea Kindamo come se non fosse successo nulla, ma è una palla cocente. Immaginate qualora questa partita arrivasse punto a punto, un pallone perso del genere diventerebbe un addendo realmente pazzesco da digerire. 15-12, siamo qui al Pala Brian Oliver di Bagnara in diretta, saluto tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, una cornice di pubblico pazzesca. Questa sera abbiamo anche Gianni Barilà De Visu, non più in chiave multimediale, e poi magari gli faremo qualche domanda. È stata pubblicata la riforma dei campionati federali della FIP, quindi durante questa cronaca proveremo a raccontarvi cosa succederà ai nostri amati campionati. Per la cronaca, per la quarta volta nell'arco di 15 anni cambieranno nuovamente i nomi. È un po' come se io commentassi Ciccio Catanoso da 20 anni e ogni 5 anni gli cambiano il nome, quindi io dovrei ricordarmi il nome ogni volta di Ciccio Catanoso, come si chiamasse Peppe Antonio come suo fratello o Peppino. Do un grandissimo abbraccio a Filippo Latella, stella della Basket Pellaro, riprendi presto Filippo, ti aspettiamo sui rettangoli di gioco, si può ripartire. Rimessa a botte che le basket, Ciccio Catanoso per Marco Costantino, ora per Giovanni Centofanti, finta, palleggio dietro schiena, fallo in attacco, Galini con esultanza lebroniana, 15-12, e quindi Bagnara riscatta immediatamente l'ingenuità di qualche istante fa. Cambio, ancora cambio, entra Alessandro Rizzitano, fuori Andrea Mollica per la formazione costiera. Si ripartirà con la rimessa per la formazione costiera. Galini per Rizzitano, ancora Giovanni Galini, 3 punti di vantaggio per chi attacca, la tocca per un attimo ai centrofanti, attacca ancora Andrea Kindamo sull'esterno per Galini. Galini pronta a Danzolo Presti, chiede il pallone, servito, arresto, tiro a manuale, corto, bravissimo Rizzitano, poi salita della casa, rimbalzo offensivo della testa palmese, bomba di Galini, non va, si combatte a rimbalzo, Rizzitano si immola, ma questa volta la spunta il capitano Santo Vazzana, passa la palla a Marco Costantino, ball handling, palla in posto, decentrato per Vazzana, Catanoso come se fosse un lungo, alla fine commette fallo, bravissimo nell'atteggiamento Ciccio Catanoso che sta combattendo come un leone. Un 41 da giocare a termine del primo quarto, ancora un cambio, Sambesco in campo per Francesco Bagnato, si va a accomodare in panchina Vincenzo Lopresti. 1.41 sul cronometro, quindi non fate affidamento sul nostro tabellone, qui purtroppo non c'è un tabellone visibile come potete scorgere dalle nostre inquadrature, quindi dobbiamo fare sempre riferimento al nostro aggiornamento di quarto in quarto con la speranza di tenere il passo. Attacca Cucciarello, fino in fondo, il suo contatto, forse fallo in attacco, bomba di Costantino e il pareggio dello zio, 15 pari
Non perdona, è classe 88. Sura c'è quella finta come se fosse una guardia. Mamma mia. Sura c'è il ferro. 17-15. Reazione immediata dei ragazzi di Bagnara dall'altra parte. Sento Franchi. Palleggio dietro schiena. Finta, doppia finta, terza finta. Passaggio per Bazzana. Si gioca il posto contro Natale. Scarico per Costantino. Ancora 3. Non va. A rimbalzo svetta Andrea Pinnamo. Un minuto, ultimo giro di lancetta a termine del primo quarto, c'è un contatto e c'è il fallo di Ciccio Catanoso. 56 secondi da giocare, saranno due tiri liberi per uno dei giocatori più esperti, sono il più esperto del campione di Serie D. Sì, mi sa che è il più esperto, stavo facendo mente locale sui giocatori delle altre squadre, sì, è il giocatore più anziano, tra virgolette. A vederlo chiaramente non si direbbe, complice anche il suo lavoro, è in assoluta forma. Segna il primo Pindamo, classe 79. Ciccio Calanoso cresciuto nella Viola Reggio Calabria. Ancora il lunetto Andrea Pindamo, la palla gira attorno al ferro come se fosse un 45 giri e poi esce. 18-15, attacca Ciccio Calanoso, ultimi scampoli di primo periodo. Mani addosso, li reclama, Ciccio Catanoso li fa vedere, prova avvicinarsi, subisce un colpo, l'arbitro dice no, ma gli dà il fuori, gli dà la rimessa. Ultimi 41 secondi ancora, cambio. Attenzione, abbiamo una notizia clamorosa, ragazzi, negli spalti c'è il redivivo, l'unico e solo, il giocatore più forte della storia di Bagnara, dopo Brian Oliver. Ovvero Giovanni Santucci attacca attacca il botteghiale, nel frattempo c'è un piede, palla in out. Sarà rimessa per Botteghiale Basket. 37 secondi a giocare, alla rimessa Enrico Rogolino, battuta adesso sotto Vazzana, tripla del capitano. Non va, svetta, rimbalzo Bagnara, rimessa Botteghiello, secondo l'arbitro rimessa Botteghiello, non protesta nessuno, quindi probabilmente a questo giro hanno visto bene loro. Lorenzo Smirne dalla messa a terme, passa il pallone al Botteghiello Basket, che può attaccare, tanto la zana, passa di Costantino, tenta la tripla, scarico per Enrico Rogolino, lui è un ottimo tiratore, va previsto andare dentro, lei ha canestro, crescita costante per Enrico Rogolino che realizza, solo cotone per lui. 15 secondi da giocare, Natale Curace, one to one, da tre punti con la mancina, non va, a rimbalzo c'è Rogolino, potrebbe osare, 7 secondi, potrebbe anche provare un gioco razionale a Botteghiello, Rogolino per Costantino, finta la tripla, Marco prova la bomba in faccia a due, non va, non c'è fallo, finisce così il primo periodo. Regna l'equilibrio, fossimo al circo sarebbe pieno di equilibristi. 18-17 qui al Pala Brian Oliver di Bagnara Calabra, pubblico delle grandi occasioni in questo venerdì sera. E ovviamente cosa è successo fino al momento? Secondo me Botteghiello più razionale del Bagnara, che ha avuto momenti sicuramente più effervescenti rispetto alla formazione regina, però l'esperienza al momento sta dicendo qualcosina in più, nonostante il punteggio di 18-17. Al momento i canestri Rogolino, Catanoso e Costantino sono impattanti per la formazione di coach Eugenio D'Attola. Dall'altra parte invece per Bagnara vedo un Natale Surace indubbiamente meglio, molto più tranquillo e sereno rispetto alle ultime partite, sia quella con gli Stingers gara 3 dove ha praticamente giocato 5 minutini, e anche rispetto a gara 1 persa dalla formazione costiera sul campo del Bagnara. Si può ripartire. 18-17. Surace, Galini, Rizzitano, Barbera e Bagnato. Sì, dovrebbe essere Francesco Bagnato per la formazione di Armando Russo e Rosario Pirrotta. Siamo pronti per vedere anche l'ingresso in campo dei ragazzi del coach Eugenio D'Attola, gloria anche da giocatore, la storia della Botteghiello Basket. Che schiera, Gabriele Curciarello cresciuto in casa Lumaca e poi in casa Vis, Enrico Rogolino, Santo Vazzana, Giovanni Centofanti e Marco Costantino. Dunque assetto ribassato con Santo Vazzana da falso 5
cioè nel calcio c'è il falso 9, nel basket ormai c'è il falso 5, sì. Quanto cambiano le situazioni. Modello Joban per gli amanti della storia della Viola Reggio Calabria. Joban, che fu un centro alto veramente pochissimo, forse neanche 1,90 m, che si destreggiava alla grande in Serie A2 nell'anno di Paolo Moretti, ormai più di 13 anni fa, duellando contro Atleti di 2,10 m, reagendo colpo su colpo e realizzando cifre straordinarie all'interno di una bellissima stagione. Attacca la porta delle basket, Vazzana per Rogolino, punta la tripla, va dentro con intelligenza per Vazzana, linea di fondo anche lui, layup non va, corto, la recupera il capitano, fallo sul santo Vazzana, che si va a simulare due importanti tiri liberi. Il baby imperatore Andrea Lunetta per due tiri liberi che potrebbero significare contro sorpasso Botteghelle Basket. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento all'interno di questo mercoledì sera. Cambia ancora Bagnara, continua la circolazione dei ragazzi di cambio, ovviamente dei ragazzi di Armando Russo. Rientra in campo il numero 30, Vincenzo Lopresti. Il Lunetta, Santo Vazzana. Sbaglia il primo. 18-17. Secondo tentativo per Santo Vazzana. Opportunità di pareggiare i conti per il bianco-blu. Ci riesce. Santo Vazzana, 18 pari. Può contrattaccare Bagnara con Rigitano che parte da playmaker, tutti il giocatore in continua crescita, c'è un contatto, un catch per centrofante Gallini, Gallini in palleggio col suo ball handling, finta, doppia finta, fa tutto solo, va tutto in diagonale per Vincenzo Lopresti, dai il suo angolo, ma è un lungo, è un airball, si mola Marco Barbera che commette fallo, fallo anche abbastanza evidente su Giovanni Centrofante. Sarà rimessa a Botteghelle Basket. Armando Russo dà qualche indicazione al suo playmaker Giovanni Galini. Insieme hanno veleggiato nel campionato Under 19 marchiato VIS, dove c'è stata questa sinergia, questa integrazione dei colori di Reggio Calabria e di Bagnara. VIS che durante il girone aveva anche battuto in semifinale, chiedo scusa, la pallacanestro viola, che giocavano assi della Serie B come Besozzi e Valente e Radicin. Rogolino non va, la palla si ferma vicino al ferro e poi esce. Centrofanti prova il molarsi, c'è il contatto su Rigitano. Fischia bene in questo caso l'arbitro. Si chiariscono immediatamente due. Al momento clima di assoluto fair play tra le due formazioni che si conoscono benissimo. Presuppongo che siano alla quinta partita quest'anno. Sì, sembrerebbe di sì. Due in campionato, una in fase orologio e poi gara 1. Quindi siamo alla quinta. Cambio per Eugenio D'Attola, ritorna in campo l'atletismo nel numero 0 Giovanni Crupi, anche lui cresciuto in casa scuola di basket viola e poi esperienze con la Nuova Jolly anche in Serie C, credeva molto in lui il coach Sergio Sant'Ambrogio, che saluto. Può ripartire Bagnara, Barbera per Rigitano, difesa zona per i ragazzi di Eugenio D'Attola, zona mista con Pizzarello che si adegua. Sindamo prova ad andare dentro contro il muro di Vazzana, ottima difesa. Turace forzatissima in faccia a Crupi, pazzesca bomba di Natale Surace. 21-18, c'è un contatto, un fallo, fallo di Andrea Sindamo per la troppa voglia di recuperare immediatamente, repentinamente il pallone. Vediamo che fallo è, abbiamo una posizione ultra privilegiata questa sera, possiamo vedere anche le palette che si alzano, quindi numero 1, fallo numero 1 per Andrea Sindamo, si può ripartire. 8:32 a giocare. Rogolino pronto sul cubo dei cambi, Andrea Mollica passa la palla al capitano Rogolino per Santo Vazzana, il capitano della Botteghelle Basket che fronteggia, riflette, poi serve Marco Costantino, Marco Costantino fino in fondo, continua a 2, sfiora il gioco da 3 punti Marco Costantino, fondamentali da spavento. Saranno contentissimi i suoi allenatori del settore giovanile come Domenico Polignano e Attilio Cilione, i suoi grandi estimatori. Dunque Marco Costantino, Andrea Lunetta per due tiri liberi, bravo l'utilizzo della mano sinistra. 8:14 da giocare, cambio Bagnara, fuori Marco Barbera, dentro Mollica. Non si è ancora aperta da 3 punti la mano caldissima di Andrea Mollica,
uno dei principi della classifica marcatori di questo campionato, dove è arrivato primo, come ogni anno, non fa più notizia, il bomber della classifica gioiense, Ciccio Russo. Al secondo posto c'è fuori categoria Luca Gazzinero, nel frattempo sbaglia il primo Marco Costantino, al terzo Natale Suraci del Bagnara e al quarto c'è proprio Andrea Mollica, 21-18, ancora non è da Marco Costantino. Ma anche il secondo non è da lui. Il fattore campo c'è e si vede. Attacca la formazione del Bagnara, Mollica da tre, lo abbiamo chiamato, ma è forte. La recupera Gabriele Cucciarello, macina chilometri, salta due e poi perde il pallone, prova a tenerlo in campo, ma il suo Paolo diventa un assist per Sindamo, fine in fondo, schiva la stoppata, sbaglia, si combatte a rimbalzo, la spunta sempre lui, il ball handler, Marco Costantino, può ripartire Botteghelle con un passaggio in verticale, la chiude a Cucciarello, Cucciarello con la scardina della difesa contro due avversari, Costantino finta la tripa, passaggio in diagonale per Rogolino, al limite dei passi da partenza, stoppata e fallo di Mollica. Di tutti qua abbastanza complessi, cioè infrazione di passi secondo me molto molto evidente sulla partenza di Rogolino, non sono un tecnico da questo punto di vista, ma secondo me c'erano, come probabilmente sotto canestro è stato molto molto evidente il fallo di Andrea Mollica proprio sulla penetrazione di Enrico Rogolino. 7:39 sul cronometro, 21 Bagnara, 18 volte che le basche saranno liberi, liberi per il numero 13 Enrico Rogolino, quello che sentite in sottofondo, il frastuono che è il palazzetto di Bagnara finalmente al chiuso, c'è nel primo Rogolino, prova a riavvicinarsi la formazione di Coach D'Appola, saluto Enzo Zappia e famiglia cestistica, il lunetta ancora Enrico Rogolino, realizza 21-20, Botteghelle prova a mordere, solo un punto da recuperare per i ragazzi del Genio Musolino, continua la difesa adattata a zona del team bianco-blu. Kindamo da tre, non perdona Andrea Kindamo, si allontana nuovamente la formazione costiera, 24-20, Botteghelle deve provare a reagire, Costantino può tirare da tre punti, ma c'è un fischio, attenzione, me lo sono perso, che è successo? Vediamo la segnalazione di Antonio Caputo, fallo del numero 25 Andrea Kindamo del Bagnara, dovrebbe essere il secondo fallo, nel frattempo Armando Russo chiama time out, anche perché secondo me Armando, coach Armando aveva visto la protesta di Andrea Kindamo e per salvaguardare la situazione, anche perché Bagnara è avanti di 4 punti, furbescamente ha chiamato time out. Armando Russo è da tanti anni sui rettangoli di gioco di Calabria, lui è cresciuto nella Basket Pellaro tantissimi anni fa e poi è uno dei fondatori della Fortitudo Pellaro con la quale ancora gioca nel campionato CSI. E insomma ci siamo e regna l'equilibrio, anche se Bagnara con questa bomba di Kindamo prova a mettere un piedino avanti. Io saluto tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, vi ricordo che domani sera ci sarà una super diretta sulla pagina di Reggio Canestro alle ore 21, avremo tantissimi ospiti, vi preannuncio che ovviamente ci sarà coach Bolignano per fare una sorta di resoconto annuale sulla stagione della pallacanestro viola, avremo l'allenatore della Talos Ruvo di Puglia, Ciccio Ponticello, ci sarà coach Benedetto, fresco fresco di salvezza, di permanenza con i colori della Delfessa Avellino. E quindi ci siamo prontissimi per ritornare in campo. Botte che le basche, schiera, Trupi, Cucciarello, Rogolino, Vazzana e Marco Costantino dall'altra parte, Rizzitano, Mollica, Turace, Galini e Lopresti, si va a accomodare in panchina Kindamo che è molto molto nervoso, adesso l'arbitro Antonio Caputo va a dire qualcosina ad Armando Russo, so soltanto che si ripartirà con i tiri liberi o rimessa, tiri liberi per la Botteghelle Basket, il risultato 24-20, il lunetta c'è, cioè nuovamente il capitano della Botteghelle Basket, Santo Vazzano, e nel primo 24-21, freddo come un Calippo Fitz al Lido di Catona nel mese di agosto, secondo tiro libero di Santo Vazzana che realizza 24-22, si può ripartire, attacca Galini,
Salimi contro questa difesa davvero complicata da arginare dei ragazzi di Eugenio D'Attola. Bella difesa realmente. Bomba! Bomba che bomba! Fa arrossire tutti! Il super rosso, Vincenzo Lopresti, 27-25 più 5 per la formazione costiera. Attacca Giovanni Gruppi, via di fondo contro Natale Surace, tiro bruttissimo, ottima la difesa di Natale, poi spingere Mollica, è il momento del Bagnara, Galli può tirare da 3, airball, sarebbe esploso l'impianto costiero, è pronto sul collegami per le corde in questa sfida. Lo scrittore Giovanni Farace, incomplete da Marco Costantino, Santo Lazzara, botteghelle abbastanza fuori giri nelle ultime giocate. Si alza il coro Bagnara Bagnara, i tifosi della Botteghelle Basket invece al momento sono in fase di stand by, ma secondo me ritorneranno caldi e festanti a brevissimo, anche perché insomma il video della bicicletta ha spopolato, anche se questa sera il buon Domenico, il settore giovanile Botteghelle, jumping, ovviamente jumping, è venuto senza il suo mezzo a due ruote. Attacca Gallini, RS3 a 2, non va, ancora Lopresti, non va, pure repentino, che finisce in fallo per Lopresti, Farace in slalom, ne supera 2, assist per Marco Costantino, intelligente, Costantino va dentro, linea di fondo, c'è un contatto, tanta tanta esperienza per Marco Costantino che si è andato a prendere il fallo, andrà a mettere per 2 tiri liberi. Marco Costantino, tra parentesi, qualche settimana fa ormai è stato insignito dal comune di Reggio Calabria col San Giorgio d'Oro grazie alla raccolta fondi che ha creato durante la pandemia e alla donazione rivolta nei confronti del grande ospedale metropolitano Bianchi Melagrino Morelli. Tira il primo, Marco non va, ovviamente in compagnia della sua famiglia, del suo cognato e della sua compagna che saluto, un'iniziativa bellissima che finalmente dopo 2 anni ha avuto il giusto riconoscimento. Realizza ancora Marco Costantino che insomma andò a prendere un riconoscimento che tantissimi anni fa fu oggetto addirittura. Bomba nel frattempo, Marco Barbera, incredibile, 30-23 il punteggio. Attacca Botteghelle Basket, Bazzani di fondo per Costantino da 3, ancora non va, si immola rimbalzo, molto bene Barbera, sua la bomba al tabellone non dichiarata di qualche istante fa. Bagnara e tutti 7, massimo vantaggio per i costieri. Curciarello alla Lupin, si immola, schiva la stoppata e segna Gabriele Curciarello, 30-25, il contropiedista spietato del bianco-blu, 30-25, attacca Galini, scarico per Natale Surace contro scarico per Mollica da 3, non va, sfortunatissimo Andrea Mollica. Santo Lazzana dice qualcosa a Farace, la Botteghelle Basket spinge ancora con Cucciarello che abbassa i ritmi, poi serve Farace, linea di fondo, è pitturato, stoppato a Natale Surace che dice no, modello di Tembo e Mutombo, dall'altra parte c'è Mollica, il contrattacco con i tre avversari, c'è un contatto, segna Andrea Mollica, il beniamino locale, 32-25. Mamma mia che partita, amici sportivi, attacca ancora Santo Lazzana in post per Marco Costantino, si gira tira, la difesa funziona anche se Marco Costantino vorrebbe farlo, dall'altra parte Bagnara scatenata, alza dei ritmi Barbera da 3, questa volta prende lo spigolo interno del tabellone e la palla esce fuori, conclusione davvero sfortunata per Marco Barbera, 4-31 da giocare, si ripartirà con la rimessa per la Botteghelle Basket, ancora un cambio, ritorna in campo, ah no, esordio in questa sfida per Danilo Messina, saluto il grandissimo Borzac da casa Lumaca, attacca la formazione bianco-blu, Lazzano non si accorge di Gallini, Farace ci mette una pezza fino in fondo, questo è un passaggio, c'è una deviazione, sarà rimessa, Botteghelle Basket, 4-21 a giocare, Andrea Mollica vorrebbe la rimessa, ma la rimessa è bianco-blu della Botteghelle Basket, si riparte Rogolino, Santo Lazzana per Gabriele Cucciarello, 1-2-1 fino in fondo, non va, conclusione sfortunata, Farace si molla contro due avversari, la tiene in campo, la fa carambolare sul corpo dell'avversario, modello Dingaro negli anni 90, palla fuori, sarà rimessa, Botteghelle Basket
32-25 al termine del secondo periodo. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono e anche il buon Maselli che mi sta sbirciando il punteggio, ma questa è un'altra storia. Attacca la porta di Ale Basket, Costantino alla battuta, bella la rimessa, creativa, fallo canestro! Johnny Faraci! Canestro più fallo dello scrittore! Grande astuzia di Marco Costantino che ha visto la finta col sopracciglio del compagno di squadra che ha fatto finta di andare via e poi è tornato vicino a canestro per andarsi a prendere un ottimo pallone. 32-27, cambio Bagnara esordio in questa sfida per uno degli assoluti protagonisti anche della passata stagione, ovvero Davide Gioffre, playmaker Tuzzo Pepe. Sono tiri liberi, tiro libero singolare tra Regioni Faraci, non va, svolta rimbalzo Andrea Mollica che perde clamorosamente il pallone e Bazzara non perdona il canestro del capitano. 32-29, volte che le prova a rifarsi sotto con esperienza al limite dei passi della giocata di Gallini, dice di no l'arbitro, continua la difesa da strada alla Botteghelle con Bazzana in punta, Molli, Messina, Danilo, era Danilo, il morbidone, l'ontuglio, Danilo Messina appena entrato, se mi perdonerà perché l'ho visto veramente al volo, 35 Bagnara e da 3 quindi il canestro di Danilo e su il primo risposta, tanto Bazzana con dedica alla famiglia, c'è Anna presente qui. Si può ripartire, attacca Natale Surace, ma Costantino si mette una mano, 3 minuti 28 da giocare, anzi 3:21 a dirla tutta, noi sistemiamo il nostro tabellone, come detto questa sera c'è una posizione abbastanza complicata come potete immaginare, siamo praticamente dietro il tavolo di ufficiali di campo, 35-32, rimessa Bagnara. Un momento bello, lo segnano tutti, bellissima la tripla di Danilo Messina, qualche istante fa la risposta di Bazzana, Gallini fino in fondo, palla fuori, c'è la reazione di un giocatore della Botteghelle Basket che dovrebbe essere stato Jonathan Faraci, dunque sarà ancora una volta rimessa per i ragazzi di coach Armando Russo, una partita bellissima, saluto il mio amico Daniele Cutri, domani collegatevi su Next perché ci sarà anche una sua intervista che secondo me sarà molto molto bella, programmatica perché parleremo tanto di basket giovanile ed evocativa perché parleremo di tante belle esperienze al basket a Gioia Tauro. Si può ripartire, Mollica, step back sul ferro, svetta Marco Costantino, apertura per Gabriele Cucciarello che macina chilometri per una Zana che è ispiratissimo, finta e bomba il capitano, è corto, sarebbe esplosa la panchina del Botteghelle, chiede scusa Santo Vazzana ai suoi compagni di squadra, ball handling per Mollica contro i due avversari, un po' troppo irruenta l'incursione del tandem Costantino e Cucciarello, sembravano i gemelli Derrick ai tempi di Holly e Benji, sono praticamente catapultati sul corpo dell'avversario, mi aspettavo a quel punto che Gabriele Cucciarello iniziasse a scavalcare in senso figurato o reale, decidete voi, l'avversario, nel frattempo c'è un fallo, fallo su Natale Curacer, 2:43 da giocare, Bagnara mantiene il vantaggio seppur minimo, 3 punti, rimessa a Bagnara, Galini per Mollica da 3, corto, la recupera Jonathan Faraci, apertura per Cucciarello, ultima battuta, ultimo 2:32 di questo secondo periodo, Marco Costantino, blocco di Santo Vazzana, cerca un passaggio, servito Faraci contro Natale Surace, Faraci va fino in fondo al limite dei passi, questa volta sono passi, passi di Jonathan Faraci, è pronto un cambio, esordio per l'uomo del momento, non si parla d'altro in tutta Italia, il TikToker in arrivo a Reggio Calabria, Francesco Cimino che entra in luogo di Santo Vazzana, miliardi di visualizzazioni per lui con un brano pazzesco che sta spopolando, è stato oggetto anche di Striscia la Notizia, fa notizia questa Serie D, Gioffre in diagonale per Mollica, apre il fuoco da 3, va Andrea, la recupera Jonathan Faraci, contropiede fino in fondo, scarico per Marco Costantino, fino in fondo Marco, c'è un contatto, c'è un fallo, bravissimo Marco Costantino nel prendere sempre
in riferimento la botta che sta per arrivare, perché siamo sicuri che molto spesso arriva, visto l'esuberanza atletica dei ragazzi del Bagnara. 1.59 da giocare, 35-32, cambio Bagnara, ritorna in campo Francesco Bagnato, esce Natale Surace. Dunque Francesco Bagnato, che abile anche al tiro da tre, che ormai tutti conoscete attraverso il video diventato virale dell'uomo in bicicletta durante la partita, è un abile three pointer, ma in questo caso dà una fortissima mano a rimbalzo lavorando insieme a Danilo Messina, entrambi ottimi tiratori. In lunetta vola Marco Costantino con la sua canotta numero 7, balla il primo. Se non si vede il giocatore che tira, prendetela con quel signore lì, lo sceriffo, l'allenatore del bianco-blu. Attacca Costantino che sbaglia, la palla gira attorno al ferro, un vero e proprio 45 giri in questo caso. Forse un cambio, ritorna nel campo Andrea Chinnovo per Bagnara, attacca la formazione costiera. Calini, l'esterno per Bagnato, Francesco Bagnato, alle poste per Galini, che non è sicuramente un pivot, ma sguscia e sfiora il canestro, sfortunatissimo Giovanni Galini. Riparte Rovolino per Farasi, gioca a tre, bellissimo Curciarello, una treccia come alle 7 di mattina al Bar Natale a Pentimele, quelle calde calde, o come i grandi allenatori del passato, treccia effettiva, finisce fuori Giovanni Galini secondo l'arbitro, e questo fischio sinceramente riapre i conti con l'equilibrio della partita. 35-34, è finito fuori con i piedi. Ma sarà contro per due metri? Noi abbiamo qualche dubbio qua, stiamo discutendo anche noi qui, siamo a bordo campo, perché non ci siamo resi conto di questo fuori. Si può ripartire Rovolino per Francesco Cimino, con contatto con Bagnato, la recupera Rovolino in qualche maniera, si immola Galini, fallo di Farasi, sinceramente al limite del fallo antisportivo. L'arbitro, sono sicuro, chiamerà un fallo normale, ma se è vero, sì, fallo normale a Jonathan Farasi. Sinceramente poteva andare molto peggio alla botte che alle basket. Si ripartirà, mamma quanta pressione Giovanni Galini, fossi ancora in campo non lo vorrei mai come avversario, un'autentica zecca sul corpo degli atleti avversari. Attacca Galini, passa la palla a Bagnato, ancora per Galini, siamo vicini all'ultimo giro di lancette. Galini per Sindamo con la mano sinistra, fino in fondo c'è un contatto, subisce fallo Andrea Sindamo che volerà in lunetta per due tiri liberi. Ultimi 55 secondi al termine del secondo periodo, in lunetta vola Andrea Sindamo. 35-34, opportunità di volare sul più 3 potenzialmente per la formazione costiera. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento anche questa sera, numerosissimi. Si fa sentire la trombetta di supporto in botteghelle, ma non basta. Segna il primo Andrea Sindamo, secondo tentativo per uno dei prodotti giovanili della Gio di Giorgio Colarullo. Solo cotone per Andrea. 37-34, può ripartire Paco Costantino che macina chilometri, passa la palla a Cimino, Rovolino può tirare la 3, non va, fallo a rimbalzo, vediamo a chi, fallo bianco, fallo a Danilo Messina, dunque c'è la paletta rossa alzata, saranno due tiri liberi per la Botteghelle Basket e per Marco Costantino. 44 secondi da giocare, due tiri liberi, pronto il cambio, attenzione a Vincenzo Lopressi che ritorna in scena, fuori Danilo Messina che aveva realizzato una bomba clamorosa appena è entrato in campo, adesso viene richiamato in panchina dal coach Armando Russo. Due tiri liberi, Marco Costantino potrebbe diventare significativo nella operazione di avvicinamento dei bianco e blu. Segna il primo Costantino, 37-35. Pronto un cambio, ritornerà in campo il capitano Santo Vazzana, sbaglia il secondo Marco Costantino, dunque il capitano rimane sul cubo. Si può ripartire, attacca Sindamo, sbuca la difesa, prova il tiro, realizza Andrea Sindamo. 39-35, ultime battute in questo
secondo periodo. Siamo vicini all'intervallo lungo. Cimino per Marco Costantino. Scarico intelligente per Cimino. L'eroe di tutto. 39-37. Gara che ritorna ai binari dell'equilibrio. Ultimi 6 secondi. Timbano per Mollica. Andrea da 3. Non va. Sarebbe esploso il palasport. Finisce così. Io vado un attimino in pausa perché devo guardare un attimino le notifiche WhatsApp, tutti voi mi state scrivendo, così poi vi saluterò tutti. Quindi a tra pochissimo, direttamente al palo, Brian Oliver di Bagnara, 39 per i costieri, 37 botteghe alle basket. A tra pochissimo.
controllo ancora. Ci siamo, ci siamo. Siamo prontissimi per il terzo periodo. Qui dal pala Brian Oliver di Bagnara. Il punteggio è 39, Bagnara 37. Botteghelle Basket. Si può ripartire Bagnara. Qua c'è Mando Rosso schiera. Pindamo Mollicalo Presti bagnato e Natale Surace dall'altra parte. Continua la difesa lattata zona con la gabbia centrale. Modello Corrado Enrico del Pellinter. Natale! Vola a canestro! 41-37, primi due punti per la promozione costiera, attacca la porta delle basche, terzo periodo, appena iniziato, Rovolino per Cimino, ottimo il suo canestro, Rovolino per il terzo quarto, Cimino si mette in proprio, scarico in diagonale, per Rovolino, c'è un contatto, Rovolino, stoppata di Natale Surace, che fa la voce grossissima, attacca Mollica, finta, doppia finta, finisce nell'angolo, passa più intelligente per Bagnato, Bagnato, carico per Natale, Surace, finta ancora per Mollica, da tre, non va, polveri bagnate questa sera per Andrea Mollica, può ripartire la formazione bianco-blu di Antonio Musolino, il presidentissimo, palla a Gione Lanfaraci, finta al limite dei passi, scarico il Cucciarello, fallo evidente, segna e subisce il fallo, Cucciarello show, Andrea Lunetta per il tiro libero aggiuntivo, giocata davvero razionale per Gabriele Cucciarello, che modello Giovanni Speranza ha visto con la coda dell'occhio arrivare l'avversario, lo ha fatto saltare e poi è riuscito anche a far canestro. 9 minuti da giocare al termine del terzo periodo, il Lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Realizza Cucciarello, 41-40, chiedo scusa. Attacca Bagnara, Pindamo, fino in fondo, scarico per Lopresti, ribaltamento per Natale, Surace da tre, non va, era il suo tiro, ma questa volta non va, un punto di vantaggio per i costieri, operazione sorpasso per la Botteghelle, Cucciarello al tabellone, la palla si ferma, lì dove non batte il sole tra ferro e tabellone, dunque decide la freccia, regola anomala introdotta ormai un ventennio fa, sarà rimessa a favore della Botteghelle Basket, se non sbaglio, che soffrirà di un extra possesso totalmente casuale. Rimessa con Enrico Rovolino alla battuta, serve il capitano Santo Lazzana, Cimino, tanti minuti per lui, palla che scorre, ancora Cimino sull'esterno per Faraci, passaggio complicatissimo, Rovolino, 3 secondi per andare al tiro, deve tirare Enrico, passa la palla a Bazzana, scade di 24, vince la difesa orchestrata dall'allenatore Pellavese Armando Russo, Bagnara dunque ha nuovamente il possesso. Fino a dentro, sfiora il gioco da tre punti Natale Surace e fa valere un fisico totalmente fuori categoria. Comunque era vero, è presente finalmente Giovanni Santucci, ragazzi. Sì, sì. Finalmente a Bagnara Giovanni Santucci e il secondo fallo, non ho visto di chi sinceramente, del numero 14, ringrazio il tavolo, il fallo di Francesco Cimino. Realizza 42-40, mantiene il vantaggio seppur minimo, la formazione costiera è pronto sul cubo dei cambi, Francesco Casanoso, che si è visto poco in campo nel secondo periodo, solo Cotone, ottima stilistica del mancino da Marinella, Natale Surace 43-40, entra Ciccio Catanoso da Marco Caserta, fuori Enrico Rovolino. Mancano 8 minuti e 10 al termine del terzo quarto, partita equilibrata e tutta da vivere, ricordiamo in caso di vittoria del Bagnara, che andrà a gara 3, problema per il sabato pomeriggio alla marcia dei Bostoni, in caso di vittoria in Botteghelle e Basket invece. Appuntamento per la finale con i bianco-blu protagonisti, successivamente vi parleremo dell'altra sfida, durante la nostra cronaca c'è un contatto,
fallo di Natale Surace di Jonathan Farage. Non è di Surace il fallo, ok, è del numero 25 Andrea Chinna, ma quello lui dovrebbe essere il terzo, se non ricordo male, quindi no, note dolenti per il coach Armando Russo, è il terzo fallo per il talentuoso atleta palmese. Saranno due tiri liberi dunque per Jonathan Farage con la canotta numero 6. Vai al primo, il ferro dice no allo scrittore. 43-40, ancora in lunetta Jonathan Farage realizza, nel frattempo cade per terra Santo Vazzana che reclama il fallo. 44-40, 7-54 da giocare, ripartiti da Cabagnara, Kindamo che rimane in campo, palla sull'esterno, rimposta per la di ribattamento Catanoso, la strappa, ottima giocata di Francesco Catanoso che supera la campo a testa alta, fronteggia. Ora passa il pallone a Pucciarello, ribattamento per Vazzana dal mezzangolo, non va a provare questo rimbalzo, ci riesce, fallo su Santo Vazzana, è il quarto fallo di Andrea Kindamo. Grossa ingenuità per Andrea Kindamo che si è catapultato sul corpo dell'avversario, inconsapevole probabilmente la sua gravosa condizione falli, tant'è che Armando Russo corre, ripare, rimanda in campo Giovanni Galini, gravissima assenza adesso, da adesso in poi per Armando Russo che chiaramente dovrà adesso centellinare uno dei giocatori più prolifici dell'intero campionato e secondo me più talentuosi. Saluto anche dato la Iacona, Michele Pricoco purtroppo questa sera non può essere la sfida, ma è in panchina ugualmente accanto ai compagni a causa di un problema al polpaccio. Abbiamo parlato con lui e inizio gara. Attacca bottega le basket. Johnny Farage per Santo Vazzana ancora da quell'angolo lì e questa volta dice sì. E fa canestro. 44-42. Attacca, chiedo scusa, il punteggio è 43 pari, il canestro di Santo suggella il pareggio. Attacca Bagnara, Galini per Mollica, guarda dentro, fino in fondo, non si sblocca Andrea Mollica, Natale Surace neanche, e poi uscirà il pallone, dalle mani, esulta la panchina della Botteghelle Basket, 6.55 da giocare, 43 pari. Si può ripartire. Attacca la formazione bianco-blu. Giovanna Farage va fino in fondo, c'è un contatto, c'è il tiro, controtempo, lo sbaglia, Costello si immola, ancora Farage contro tre avversari, subisce il fallo. L'inerzia sta cambiando, la voglia razionale e la cattiveria agonistica della Botteghe alle Basket sta salendo di intensità. E il quarto fallo di Andrea Kindamo pesa tanto alla causa. Ah, quanto sarebbe servito l'apporto di un giocatore qualsiasi che portava il pallone l'anno scorso di questi tempi qui da queste parti, insomma. Lo conosci tu? Di vista, sì. Ma magari ci ripensa per l'anno prossimo. In lunetta! Realizza Farage. 43 Bagnara, 44 Botteghelle Basket. Ovviamente stavo parlando di Vincenzo Barilà, perché non avesse capito che era il regista della nostra stagione della formazione costiera, che per ragioni di studio quest'anno ha detto basta. Attaccalo Presti da 3, non va, sbetta il rimbalzo Bagnato, l'ultimo dopo il suo, si è rimessa Botteghelle Basket. 43-45, 6.29 da giocare, ce l'ha rimessa Botteghelle. Pronto Santo Vazzana alla rimessa. Ciccio Catanoso contro Galini, contro generazionale. Catanoso per Santo Vazzana a 2, non va il pick and roll. La recupera Bagnara che macina chilometri, Mollica in verticale per Galini, la tiene in campo per un attimo, cerca lo scarico, eccolo per Andrea Mollica, la tre per blocco. E sul blocco Andrea! Da tre punti! Vale il sorpasso! La bomba del numero 77, Andrea Mollica. È pronto Catanoso fino in fondo, scarico,
Omolo alla giocata di prima del Bagnara, c'è un fischio dell'arbitro, è finito fuori con i piedi Andrea Cimino. Fatal quell'angolo, come direbbe qualcuno molto più poetico di me, perché quell'angolo lì sta diventando davvero location di infrazioni in out, davvero ripetute. Può ripartire Bagnara, Galini lo presti, Mollica, Curace, è bagnato, Galini in mezzo a due, la recupera ufficialmente Cucciarello, poi la riperde, si immola lo presti, recupera la Bagnara, Mollica c'è il contatto, c'è il fallo di Gabriele Cucciarello e vediamo anche che fallo è. Si alzano dalla panchina Armando Russo e Rosario Pirrotta che si scontrano, sembravano due adolescenti alle giostre di festa di Madonna, pronti ad andare al fungiball uno prima dell'altro. Dovrebbe essere cambio, sicuramente cambio Botteghelle Basket, perché è entrato in campo Giovanni Centofanti e si andrà a provare il panchina a Gabriele Cucciarello. 5:35 da giocare, attacca Bagnara, Galini, Giovanni Galini, un po' fatto per Bagnato, la dama se la ruba per un attimo, Curace la riesce a tenere in campo, Galini prova la bomba contro il suo cugino, è tutto in famiglia, un in your face familiare, sono cugini di primo grado, è bellissimo, è tutto bellissimo. Attaccava Zana, va al ferro, ma sbaglia, la recupera per un attimo, palla in out, la rimessa dovrebbe essere, volte che le basse. Santo Mazzana parlotta col pubblico, nulla di grave. Sarà rimessa bianco-blu. C'è l'arbitro Antonio Caputo che vorrebbe che i dirigenti di Bagnara andassero a distanziarsi un attimino dalla rimessa. Si respira aria di basket di vecchi tempi, come in campi bellissimi dove si stava tutti belli vicini. 49-45, vantaggio Bagnara, 5-10 da giocare. Sarà rimessa bianco-blu. Salutiamo gli sportivi che ci seguono in collegamento. Si riparte Ciccio Catanoso. Fallo. Ancora un fallo, questa volta di Vincenzo Lopresti, il numero 30. Vediamo che palettina verrà alzata. Ora ripari Armando Russo che catapulta sul cubo dei cambi. Alessandro Rizzitano va a accomodarsi in out Vincenzo Lopresti che commette il suo secondo fallo personale. Saranno due tiri liberi per Ciccio Catanoso. Vola sul cubo dei cambi Marco Costantino che entra in campo. Entra in campo prima del tiro libero. Non aveva sentito Antonio Caputo, anche perché c'è un frastuono qui a Bagnara Calabria. Si va a accomodare in panchina Francesco Simino, che deve veramente tanto per la causa bianco-blu, nonostante l'ultima difesa del suo cugino Giovanni Galini, che ha ritorno una bomba straordinaria. Primo tiro libero e canestro di Francesco Catanoso. 49-46. La politica è sostenibile, è così. Realizza il secondo Ciccio Catanoso. Non ho mai visto un tifoso della Botteghelle comportarsi così. Me la racconto tra poco. Galini da tre non va, si combatte in rimbalzo, la strappa molto bene Giovanni Centofanti. Può ripartire la formazione bianco-blu. Ciccio Catanoso contro Galini fino in fondo contro Natale Surace, tiro slalom, non va a recuperare Galini per il fallo di Catanoso. Non è pienamente d'accordo Ciccio Catanoso, che va a consegnare il pallone all'arbitro Smirna. Il pubblico di Bagnara si fa sentire con vigore. 49-47. Vi racconto cosa è accaduto qualche secondo fa. Ciccio Catanoso in lunetta per due tiri liberi importantissimi, che il punteggio è, insomma, è punto a punto. Il capo tifoso Botteghelle che fa? Tromba in mano e suona all'inverosimile, come se dovesse infastidire il proprio Beniamino. Cose meravigliose, come direbbe qualcuno. 49-47, attacca Bagnara. Mollica per Galini, arresto e tiro, realizza 5 punti in sequenza per Giovanni Galini. 51-47,
attacca a Botteghelle Basket, Jonathan Faraci, slalom contro due avversari, bello il giro, americanata, Marco Costantino viene in campo, palla Santo Lazzara, il triplone del capitano, non va, prova a immolarsi, la recupera dalle sue, c'è il fallo, rimbalzo del capitano Santo Lazzara, attenzione alla sua situazione, falli, saranno tiri liberi per Natale Surace e c'è il time out chiamato dalla Botteghelle. È il terzo fallo per Santo Lazzara, pedina imprescindibile nello scacchiere dei Reggini, dovrà fare molta molta attenzione, siamo 51 Bagnara 47 Botteghelle Basket, si alza il coro, forza Bagnara, 4 minuti e 10 secondi al termine del terzo periodo, bellissima la cornice, insomma tutta l'under 13 di coach Armando Russo che si trasforma in pubblico organizzato. Ovviamente nelle prossime puntate studieremo il tifo organizzato della Botteghelle Basket, che quando vuole riesce anche a tifare contro i propri beniamini, ma questa è un'altra storia. 4 minuti e 10 da giocare. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento anche questa sera, numerosissimi. Ritornano in campo le due squadre, Bagnara, schiera Natale Surace, Andrea Mollica, Francesco Bagnato, Alessandro Rizzitano e Giovanni Gallini. Dall'altra parte Ciccio Catanoso, Giovanni Centofanti, Giovanni Faraci, Santo Lazzara che rimane in campo e Marco Costantino, si può ripartire. Attacca la formazione costiera, il presidente Alberto Messina che freme proprio qui accanto a noi, Alessandro Rizzitano, questa doppia finta, passaggio sul corpo di Centofanti, Rizzitano la riprende con la carambola, Mollica da tre come prima, non va! Questa volta Andrea Mollica sporca le sue percentuali, meno impattante del solito, passaggio in verticale, bello da Centofanti a Vazzana, prova il semigancio, lo sbaglia, si fanno sentire i centimetri di Natale Surace, Andrea, Alessandro Rizzitano chiedo scusa, finger roll al limite del palming e poi commette, fallo in attacco, troppo veloce la giocata di Alessandro Rizzitano che comunque ci ha provato con energia, ma Armando Russo corre ai ripari e rimanda in campo Marco Barbera. Cambio tutto made in Palmi, Palmi insomma che è tornato in auge con i colori giallo-blu storici della pallacanestro Palmi, marchio storico del basket di Calabria che proprio ieri ha vinto in casa della Mediterranea, una bellissima sfida a marchio CSI sotto la guida di Gianluca Spampinato. 3 minuti e 37 da giocare, 51 Botteghelle, no chiedo scusa, 51 Bagnara, 47 Botteghelle Basket, 4 punti da recuperare per chi attacca. Giovanni Centofanti per Catanoso, tutto lo spazio, scarico intelligente per Cupi che si è visto poco e sbaglia. La recupera Faraci per un attimo, Mollica di gran carriera, passaggio in mezzo a due, ora per Barbera, Barbera da tre, lungo, è un airball, la recupera Faraci che si invola in contropiede, prova a superare l'avversario, prova il giro, il passaggio per Catanoso, Catanoso in slalom, cade per terra, la recupera Costantino, c'è un contatto, gli arbitri non fischiano più, Costantino gioca con razionale, 11 secondi per andare al tiro, salta un avversario, salta un altro, sembrava Alberto Tomba, ma sbaglia, la recupera, Natale Surace, pesce a testa alta, 22 secondi da giocare, in questa azione, 2.54 di cronometro, c'è la bomba di Galini che non va, a rimbalzo c'è Ciccio Catanoso, fallo antisportivo di Natale Surace, evidentissimo, ingenuità per bloccare il contropiede di Natale Surace, che costa caro al Bagnara, Botteghelle Basket avrà l'opportunità di riavvicinarsi nuovamente, saranno tiri più palla per la formazione di Reggio Calabria. Saluto il grande Gino Agostini che vorrebbe Antonio Musolino in campo. Antonio Musolino, una partita del genere farebbe nettamente la differenza grazie al suo comito multifunzione. Si può ripartire, saranno tiri più palla. Saluto anche il grande Peppe, tiri liberi per Ciccio Catanoso, realizza il primo Francesco, 51-48, ancora lunetta. Allora ragazzi, ma stiamo scherzando, si sta ripetendo quello che avevo prima, il tifoso Botteghelle ce l'ha con Catanoso, a questo punto ce l'ha con Catanoso, è palese, realizza Catanoso, contro tutti e contro tutto, anche contro i suoi tifosi, Ciccio Catanoso. È bello che la panchina a Botteghelle adesso a distanza prova a rearguire il tifoso della Botteghelle Basket. Quante ne dobbiamo vedere ragazzi,
situazioni pazzesche. 2:42 a giocare, riparte la botta delle basket. Giovanni Centofanti per Ciccio Catanoso, lo avvicinato dei post, basso adattato, adesso è un reale post basso, passa la palla a Giovanni Crupi che sguscia, prova il tiro atletico, non va, ma recupera il suo rimbalzo, stoppatore! L'ha cancellato come il bianchetto su un compito italiano, palla in out, bellissima la stoppata di Natale Surace che dice no, si può ripartire con la rimessa per la botta delle basket. 51-49, gesto atletico modello volley per il centro del Bagnara. Nella mischia Johnny Faraci sbaglia. Sotto canestro c'è davvero tanto, tanto, tanto da combattere. Lo presti, si muove Faraci, la recupera ufficialmente ma finisce fuori. È una partita combattutissima e molto spesso viene interrotta proprio da questi out che interrompono il ritmo da torcida. Sembra di stare a Rio de Janeiro. 51-49, 2 minuti e 17 da giocare. Sarà rimessa Bagnara. Caro Dado La Iacona, il ragazzo della bici non solo c'è e non solo ti fa botteghelle, è quello che è, si sta praticamente consumando una trombetta rumorosa quando tira Ciccio Catanoso. È veramente irreale. Mi fate fare un bel corso di formazione da tifoso da Tommaso Buffone. Attacca Bagnara, Galini, c'è un contatto che sento faccio Galini, un doppio contatto, non viene fischiato, Molinica, layup! Elegantissimo! Andrea Molinica, la lascia battere! Che zio questa, che bomba ragazzi! Sembrava Steph Curry! È riuscito ad ammutolire pure me, una bomba pazzesca per Marco Costantino, Centofanti la recupera di gran carriera, contropiede, passaggio intelligente per Cupi da due, lo sbaglia, c'è il contatto, il fallo di Marco Barbera, in poche mosse la formazione di Eugenio D'Astola, eccolo festante, ha ripreso la partita, terzo quarto incandescente, in lunetta vola Giovanni Cupi, partita bellissima. Ragazzi, permettetemi, ma che bomba ha messo Marco Costantino, ma che spettacolo ragazzi, è soltanto con la S in maiuscolo e tra virgolette il campionato di Serie D, come Domodossola, Giovanni Crupi lunetta, realizza, è il punto del pari, 53 pari al pala Brian Oliver, ancora in lunetta, Giovanni Crupi, e sorpasso bianco blu, 53-54, fa 2 su 2 Giovanni Crupi, adesso Bagnara ha subito la botta, Centofanti prova a fuggire ancora in difesa, c'è un contatto, c'è un fallo fissato alla 2 sbirra, ma sinceramente non si sente più niente. Saranno tiri liberi per la formazione costiera, il fallo è stato sanzionato se non sbaglio al numero 11 Ciccio Catanoso, me ne sono accorto perché fondamentalmente sta protestando, vediamo se è vero. Da vedere anche la palettina, quarto fallo per Ciccio Catanoso e saranno tiri liberi, quarto fallo per Ciccio Catanoso, nota dolente, ultra dolente per il coach Eugenio D'Attola, 53-54, con un cambio di tornare in campo Gabriele Cucciarelli, nel frattempo sbaglia il primo Giovanni Galini. Saluto il grande Fortunato Serrano. Lunetta ancora Giovanni Galini che realizza. 54 pari. Arrabbiatissimo Ciccio Catanoso. E si può ripartire. 1:30 da giocare. Attacca botteghelle basket. Non ci sta nessuno a perdere. È il bello dello sport, è il bello della pallacanestro. Attenzione allo zio Costa da 3. Mamma mia! Tutti in piedi per lo zio Costa. 54-57. È un fire. Se stiamo giocando a NBA Jam avrebbe la valvolina sotto totalmente infuocata. Botteghelle recupera anche questa. Giovanni Centofanti è già sotto la curva. Ma c'è da sudare. Bagnara è nel momento più in down della sua partita, complice a mio avviso l'uscita di Kindamo su tutti. 54-57, un minuto
e 5 secondi a giocare al termine del terzo periodo. Giovanni Centofanti in regia, serve ancora Marco Costantino, ancora! Questa volta non va, ha rimbalzo su Giovanni Crupi, passaggio in diagonale per Centofanti, però la bomba lui, una preghiera, non va. Giovanni Crupi svetta con atletismo, sbaglia con la puntata, però la riprende, tira ancora, ma sbaglia ancora, a rimbalzo c'è Vincenzo Lopresti, apertura per Galini, Centofanti è già lì, pronto a mettere pressione, ultimi 37 secondi, con fallo di Giovanni Crupi, saranno tiri. Giovanni Galini è una freccia, molto spesso neanche la nostra telecamera riesce a seguirlo di quanto schizza da una parte all'altra, sembra una pallina di un flipper, impazzita. Saranno tiri per Giovanni Galini. Ci scrive Valerio Tolomeo da Catanzaro Lido, che saluto, un saluto a Franci e a Simona. Potresti chiedere al prossimo time out all'amico Coas Sceriffo d'Astola di toglierci la felpa dalla cintura? Mi viene caldo solo a vederlo. Bello, effettivamente. Adesso faccio parte del personaggio. È un po' come Berlusconi che non cambiava mai abito, e lui c'ha questo stile. Sbaglia il primo tiro libero Giovanni Galini e la palla inizia a pesare. Secondo tiro libero per Giovanni Galini, non va, a rimbalzo c'è Vincenzo Lopresti, catch, è doppio catch, la spunta Lopresti con un gioco di prestigio, non so neanche io come abbia fatto, è passato in mezzo a due, c'è la tripla di Natale su Race, non va, poteva significare pareggio. Gioca col cronometro Bottegale Basket, un tiro reclama lo sceriffo d'Attola dalla sua panchina. Giovanni Centofanti palleggia in mezzo a due, riesce a non farsela rubare fino in fondo, scarico intelligente per Faraci, va su stoppatone di Natale Surace, voleva la doppia stoppata ma Crupi in sacca, il buzzer beater Giovanni Crupi, due punti fondamentali, si riscatta. Nel frattempo i tifosi della Bottegale Basket entrano clamorosamente in campo. Qui secondo me siamo fuori da ogni logica. L'arbitro ovviamente richiede al tavolo di annotare quanto accaduto, perché non si può entrare assolutamente in genitale i giovani ragazzi della Bottegale Basket. 54-59. Ovviamente non è una sanzione che può incidere sulla partita, perché sono fuori dal campo, non sono ovviamente dei tesserati della partita, sarà un qualcosa che magari inciderà la sanzione dopo, una sanzione che paradossalmente andrà contro Bagnara, che è padrone di casa. Questo è il paradosso della regola, se vogliamo anticipare qualche, ipotizzare qualche decisione del giudice sportivo. È clamoroso, ma è purtroppo così, a meno che non vengano identificati realmente i tesserati, ma questo è un altro discorso. 54-59, siamo prontissimi per il quarto periodo. Bottegale Basket, grazie a un Marco Costantino che studia la MVP assoluto di questa partita, sembra aver preso le redini della sfida. Mai però dare per scontato questo sport, e soprattutto la voglia di vincere dei costieri di Armando Russo, che a mio avviso in questo intervallo, mini intervallo formativo, proverà a riaggiornare un attimino e resettare il ragionamento combattivo dei suoi. Sì, i 24, caro Fortuna, tutto a posto, sono arrivati con un po' di ritardo, funzionano, insomma ci siamo. Salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento anche questa sera, numerosissimi. Vedremo al 40esimo se sarà gara 3 o se invece la Bottegale Basket riuscirà ad agguantare. No, io come ben saprai, Fortunato, ho questa posizione privilegiata che è fuori dal palazzetto, quindi è come se fosse all'aperto. È un po' come le mie macchine cabrio di quando ero ragazzo, avevo i capelli lunghi, insomma è come se stessi in una macchina cabriolet dove il caldo del motore sicuramente arriva, che arriva dal palazzetto, ma sono sempre all'esterno. Si può ripartire, quarto periodo, non si scherza più. Dentro fuori per Bagnara, che non può più sbagliare, deve recuperare 5 punti di scarto. 54-59. Nel frattempo è arrivato anche Umberto Scorza, che purtroppo non può stare qua e potrebbe essere squalificato a vita dagli arbitri. Attacca Galini, passa la palla a Mollica da 3, non va. Simmola rimbalzo, Natale Surace da 2 punti, sbaglia clamorosamente, Simmola proprio il tap-in, la recupera in due tempi, gliela strappa Giovanni Centofanti,
con la grinta del Gebbione, subisce anche il fallo, doppio fallo su di lui, probabilmente non sanzionato. 54-59, non c'è il consegnato, Cruvi vuole fare tutto solo, ma attenzione che dall'altra parte c'è una Natale Surace che sta provando con atletismo a farsi valere, attacca la botteghella. Centofanti, ball handling, arresto e tiro con lo step back, non prende nulla, simbola Cucciarello, un pallone d'oro, ma scade di 24, aveva provato un tiro alla Pasquale Crucitti, Cucciarello non ci riesce, crescita costante a mio avviso, Gabriele Cucciarello, attenzione, attenzione, perché Armando Russo non può fare a meno del suo numero 25 e con 4 falli sul groppone rimane in campo Andrea Kindamo, che parte in regia, deve fare grande attenzione Andrea adesso nel gestire la sua condizione e falli personali. Attacca Galini, partenza, carico per Mollica, si fanno sentire le trombette della porta delle basche, Mollica prova la finta, tiro non va, recupera il suo rimbalzo, tira ancora, sbaglia, la recupera Giovanni Centofanti, Botteghelle basket pronto ad affondare il colpo, Cucciarello riflette per la tripla, passa alla Crupi, anche lui riflette, poi va dentro, prova ad avvicinarsi Crupi, passaggio per Faraci, finta la tripla, volendo sullo stretto, passaggio per Centofanti da tre, non va, Crupi al rimbalzo, un rimbalzo importantissimo, tiro controtempo, non va, intimidito da Natale Surace, che sta realmente facendo un lavoro clamoroso, bomba dall'angolo dello specialista Lopresti che non va, poteva riavvicinarsi davvero in chiave impattante Bagnara, ma non ci riesce, non si sblocca il punteggio, non si segna più. Centofanti, passaggio per Faraci, si avvicina Faraci, scarico per Crupi, il battamento per Centofanti, ancora per Faraci, però la bomba Johnny è cortissima sul ferro, si mola Marco Costantino, un altro capolavoro all'interno della sua partita, attacca Faraci, passaggio al Cucciarello, ancora Faraci, prova ad andare dentro, one to one, sembrava un passo di tango, neanche all'onda marina, al Lido Comunale, negli anni 70 un qualcosa del genere si era mai vista, bomba di Kindamo che non va, sotto Lopresti, Lopresti, segna e subisce il fallo, peso per terra, ma un canestro davvero fondamentale. Cambio per Bagnara, fuori Mollica, dentro Bagnato, mentre Armando Russo dà qualche indicazione al proprio centro Natale Surace, come potete vedere da questa inquadratura, sarà tiro libero aggiuntivo, land one per il rosso di Marinella, Vincenzo Lopresti. Insomma, è uno degli esempi da seguire nel basket di oggi, perché sta contemporaneamente giocando e con profitto, e sta facendo anche l'arbitro, sbaglia l'aggiuntivo, è uno degli arbitri più promettenti del basket calabrese, passi di Andrea Kindamo, la vede così l'arbitro Smirne, 56-59, 7-43 a giocare, può ripartire, volta che le basche Giovanni Centofanti, difesa a zona, Bagnato ci prova, palla in out, la recupera sulla fascia come il suo omonimo Peppe Bagnato ai tempi della regina di Nevio Scala sul fine degli anni 80. Peppe Bagnato, che appunto è un cittadino di Bagnara Calabra, può ripartire la formazione costiera. Andrea Kindamo prova andare dentro, scarico per Galini, ora per Surace, ancora Francesco Bagnato, non c'è il backdoor. Bagnato prova andare dentro, scarico per il tiratore dell'angolo, non va, Vincenzo Lopresti, poteva significare pareggio il suo tentativo, infatti si fa prendere gli applausi del coach Armando Russo, attacca la formazione della Botteghelle, Crupi, finta la tripla, li mette i passi di partenza, anche Armando Russo la reclama dalla panchina, Crupi per Faraci, prova il tiro, stoppato da Natale, c'è la bomba di Costantino, dietro l'angolo, non va. Natale Surace è già alla sesta stoppata, tant'è che il giorno d'altro la corre di pari e manderà in campo il lungo atipico Santo Vazzana con 4 falli sul groppone, 14 secondi per andare a chiudere la maniera, Kindamo dove passare il pallone Lopresti per Natale Surace, c'è un contatto, un fallo su Natale, probabilmente non sanzionato, Bagnato, 5 secondi per andare a tiro, Kindamo da 3, realizza Andrea Kindamo, 59 pari, equilibristi di tutto il mondo unitevi, è parità al Palabraian Oliver di Bagnara, 6-17 da giocare, attacca la formazione di Reggio Calabria, la botta che ha le basket, Giovanni Crupi, finta doppia finta,
scarico per Cucciarello in mezzo a due, prova il tiro controtempo cambiando mano, modello Riccardo Pitti, ma non prende nulla, cambio potere alle basket, corre di pari Eugenio Dazzola, entra in campo Santo Vazzana, si va a accomodare in panchina Jonathan Faraci, si alza il coro Bagnara, Bagnara vuole fortemente gara 3, la formazione costiera, saluto il mio amico Cristian Cozzoli, ci manchi tanto caro Cristian, si può ripartire, attacca Giovanni Galini, Galini in palleggio, arresto tiro a manuale, realizza con l'aiuto del ferro, la palla danza per due volte e poi entra, Bagnara riprende il controllo della sfida, dall'altra parte attacca Marco Costantino, tanto Vazzana, per lo gioco, se la 3 in risposta non va, si sporcano le percentuali di Costantino, la recupera Bagnara, finta lo simbolo, c'è il fallo, dovrebbe essere fallo normale, non antisportivo, sì, fischia così l'arbitro Antonio Caputo, dovrebbe essere fallo del numero 7 Marco Costantino, c'è il tema, chiamato la coach Gino D'Acqua, si alza il coro, forza Bagnara, anche perché Andrea Kindamo lo richiede a gran voce, è il terzo fallo per Marco Costantino, si alza il coro, Bagnara, Bagnara, come potete vedere dalle inquadrature, ma è lunga e lunghissima, mancano 5 minuti e 35 al termine della partita, salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento anche questa sera, numerosissimi. Quindi mi dicono che la pallacanestro sia ancora viva in Calabria, quindi è un buon segnale, sì, sì, è un buon segnale. Ce ne fossero partite di queste sempre, magari una volta ogni 2 settimane, con tutto questo agonismo, con questa voglia di vincere. O probabilmente chi va a studiare le formule dovrebbe inventarsi più partite decisive all'interno del raggruppamento. Si può ripartire. Prova a caricarsi la formazione di Armando Russo. Ritorna in campo la porta delle basche, Cucciarello, Vazzana, Costantino, Crupi, il numero 10 Giovanni Centofanti, dall'altra parte Vincenzo Lopresti, Bagnato, Galini, Kindamo e Natale Suraci. Natale Suraci questa sera sicuramente non ha brillato in fase offensiva, ma in fase difensiva è andato avanti a... ha giocato la palla a volo, degna della migliore Yumika Luiz, tempi della Medina, negli anni 2000. Per gli amanti del volley in Amarcord, sbaglia Kindamo, nel frattempo poteva significare il più 3 questa giocata, può ripartire la formazione di Reggio Calabria, la porta che le basche, Cucciarello, passa la palla a Santo Vazzana, ancora per Cucciarello, ora per Giovanni Crupi, Crupi per Cucciarello ancora, poi il layup, non sbaglia, a rimbalzo, c'è Francesco Bagnato che serve Kindamo, da quando è rientrato sono cambiate le marce offensive della formazione di Armando Russo, Cucciarello la ruba, finisce fuori con i piedi, l'arbitro non fischia più, Cucciarello fino in fondo a 2, realizza il canestro più interrogativo della partita, anche perché vista da qui Gabriele Cucciarello si era fatto una bella camminata sulla linea, Cucciarello mette ancora pressione, Sindaco per Natale Suraci, ne sono di tutti i colori qui a Bagnara Calabria, Vincenzo Lopresti, il canestro di Cucciarello ha provocato il pari, Suraci da casa sua, non va, si può ripartire, attacca la porta delle basket, parità al palo a Brian Oliver, siamo giunti nella fase clou della sfida, Marco Costantino impostato come se fosse un lungo, alto basso per Giovanni Crupi, incomplete, non si concretizza l'attacco bottega alle basket e dunque palla persa, 4 minuti e 15 al termine della partita e amici sportivi, sinceramente c'è odore di overtime, attacca la bottega alle basket, appena ho detto overtime sono giocati tutti verso di me per guardarmi male, insomma vogliono tornare tutti a casa, 61 pari, 4 minuti e 7 da giocare, è come se avessi detto in questo momento storico ad un ucraino-Russia, siamo giocati tutti guardandomi malissimo, 61 pari, attacca Bagnara, Galini per Andrea Mollica, si è visto poco in fase realizzativa Andrea questa sera, lui che è un principe del rettangolo di gioco, prova a scardinare la difesa col passaggio intelligente per andare sull'aria, c'è un contatto, tiro rete!
sapeva che cos'era, il giro giro tondo, pazzesco, canestro di Natale Surace, 63-61, attacca a botte delle basket, Curzarello per Bazzana, ora le studi al top basso, un triangolo di Phil Jackson, trasferito a Bagnara Calabra. Il regista di Gino D'Attola, gli attori principali sono Curzarello, Santo Gazzano e Crudi. Sbaglia Galini nel frattempo, 3 minuti e 20 minuti a giocare, passaggio in verticale troppo lungo, incomplete, non ci arriva neanche un centometrista di eccezione come Gabriele Curzarello. Si può ripartire, 63 pari, 3 minuti e 21 a giocare al termine della sfida. Equilibrio, attacca Kindamo, ha retto più a manuale a lungo, si mola Francesco, Bagnato che la perde, gliela soffia molto molto bene Giovanni Centofanti, che esce a testa alta dalla mischia, poi la fine in fondo, Costuco, Giovanni Centofanti regala il nuovo vantaggio alla botte delle basket, 63-65, attacca la formazione della Costa Viola, Mollica spreca, botte delle basket, nuovamente la partita in pugno, sembrerebbe Santo Bazzano per Centofanti, passaggio per Crupi, Crupi può andare dentro, reverse creativo, passi di Giovanni Crupi, spreca tantissimo la bottega e le basket, partita dove ovviamente bisogna rimanere con la testa sulla partita. Hanno ragione i nostri tifosi che ci scrivono in fanpage, anche io fossi in coach D'Attola manderei in campo Enrico Rogolino, sinceramente, anche perché è un ragazzo che sta dando tanto anche in chiave di canestri e giocate decisive, quindi fossi in coach D'Attola lo manderei in campo proprio tranquillamente, tranquillamente. C'è Valerio Tolomeo che vorrebbe sapere quanti chilometri ha percorso questa sera Armando Russo, avanti e indietro. Sì, secondo me, sì, secondo me ha già percorso Bagnara Pellaro a piedi, sì sì sì, neanche se fosse un devoto di qualche santo di origini pellaresi, insomma. A parte questo, salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento, saluto Pietro e Anna in collegamento da Londra, saluto Christian che non mi ricordo in quale città del nord Italia sei finito, ma la speranza è che tu possa tornare quanto prima compatibilmente con le tue esigenze lavorative nella tua Lamezia Terme, e siamo prontissimi per vivere gli ultimi 2 minuti e 38 di questa sfida equilibratissima. Scriveteci in fanpage a vostro avviso come finirà, scriveteci il punteggio esatto se avete il coraggio. Ritorno in campo Bagnara, Surace, Galini, Bagnato, Kindamo e Mollica, dall'altra parte Costantino Mazzana, Supi, Rogolino e Giovanni Centofanti, autore del canestro del vantaggio di qualche istante fa, un certo posto imperioso. Kindamo cade per terra, forse si è fatto male, e adesso che si fa? Si è fatto male Andrea Kindamo, viene sollevato dai compagni, dagli avversari, forse una botta alla caviglia, sì, una botta alla caviglia, gli è girata la caviglia, e spero non sia nulla di grave. Allora, per regolamento adesso Andrea Kindamo dovrebbe accomodarsi in panchina, non so cosa accadrà, vediamo se è vero. Applausi per Andrea Kindamo, la caviglia sta bene, si è rilassato le scarpe, rimane in campo, quindi il regolamento non era quello che vi stavo raccontando io, ogni tanto vado di fantasia. 2 minuti e 27 da giocare, 63-65, nel frattempo Antonio Caputo sta scegliendo la pizzeria di questa sera in compagnia dello sceriffo Eugenio D'Attola e ha reclamato una 4 stagioni. No, stavo soltanto lavorando di fantasia, anche perché siamo giunti nella fase cruciale di questa sfida. Antonio Caputo va da Armando Russo e dice la 4 stagioni, no, voglio la 4 formaggi, e Armando ne sta prendendo giustamente nota. 63-65, 2028 a giocare, no, la 4 formaggi no, 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 e le patatine mi raccomando. Ah, le mozzarelline vuole. La palla, fate quello che vi pare. Ma che ha detto? Ha detto così. No, non può essere, non può essere. Stiamo cercando di interpretare il dialogo tra l'arbitro e gli allenatori, che per quanto noi, insomma, siamo molto molto vicini, non abbiamo capito l'argomento del contendere. 2 minuti e 21, 27 a giocare,
63-65. Attacca. Bello, bello, era questo l'accadimento. Fair play, ragazzi. Ma quanto siete bravi tutti quanti, tutti gli arbitri. La bottega del basket restituisce il pallone agli avversari. Ma che meraviglia, ma chi l'avrebbe mai detto? Questo è il bello della pallacanestro. E chi se ne frega, chi vince e chi perde? Mollica, che fa forte. Vuole vincere 65 pari. E allora tutto l'accadimento e le pizzerie che stavamo raccontando era semplicemente un terzo tempo anticipato col passaggio fair play riconsegnato dalla bottega delle basket al Bagnara. Che meraviglia, bomba di Costantino, non va, Natale imperioso, mostra i muscoli, 1.44 a giocare, Mollica, portellare questo fanti, tiriamo con la finta, va dentro, c'è un contatto, la stoppata, palla in out, ultimo tocco di Giovanni Crupi, 1.44 da giocare. La rimessa Bagnara, si dice molto di Giovanni, non so come, lo vedremo tra pochissimo. Natale Furace, Islavo, Ficino del Bagnato, Curciarello a terra, la recupera, tap out clamoroso, Fazzana si può ripartire, attacco bottega le basket, a caccia il nuovo canestro del vantaggio, 100 Fanti, difesa zona, 2-3, Bulgara per Armando Russo, attacca la botteghelle, Fazzana per 100 Fanti da 3, non va, poteva spostare il break, è in dubbio, attacca Bagnara, Tindamo, circunnaviga l'area come stesse camminando per la tornata di Parma, il tiro di Bagnato è un airball, era ottimo l'assist di Andrea Tindamo, ma non si concretizza, ci avviciniamo all'ultimo giro di lancette della partita, c'è sempre di più odore di overtime, si segna vince come direbbero gli antichi, Fazzana per 100 Fanti, contro Scaglio Costantino, ancora 100 Fanti, può andare dentro, fallo in attacco di Giovanni, 100 Fanti, esulta Bagnara, ultimi 53 secondi da giocare. Time out, chiamato Armando Russo, ma avete visto anche nell'inquadratura il grande Barba, va a tranquillizzare Francesco Bagnato, esordio in questa sfida simbolico per il grande Alessandro Barba, che dalla panchina stranamente oggi non ha mandato un messaggio sulla nostra fanpage. Male Alessandro, male. Mancano 53 secondi. Serafico Antonio Musolino che ne ha viste più di tutti, il presidente più longevo del basket di Calabria, la bottega delle basket ad oggi è l'unica formazione rimasta in piedi dopo il terremoto dei Parandi, la formazione più longeva, formazione che ha vinto anche la C-Silver, è riuscita sempre a fare almeno un campionato senior e i ricordi sono meravigliosi del basket anni 90 e 2000, formazione della Botteghelle che ha avuto all'interno del proprio roster talenti pazzeschi come Rocco Famà, come l'argentino De Simone, come Marco Pensabene stesso, giocatori che hanno realmente fatto tanto nella storia della formazione bianco-blu, come Fabio Ciglione, come Pino Mauro, come Enzo Pavone, come Peppe Calabrese, sono troppi, come Domenico Paino che era compagno di squadra di Kobe Bryant, eccetera eccetera eccetera. Si può ripartire, ultimi 53 secondi, due possessi e mezzo, l'odore di overtime permea il pala Brian Oliver, vedremo se sarà così, mette in campo l'esperienza. Ritorna in campo Ciccio Catanoso, mette in campo l'esperienza Eugenio D'Attola, come suggerisce qui accanto a me il presidente Lavis Giovanni Barilà, che è in dubbio che tifi per il Bagnara per reali ragioni demografiche. Si può ripartire, Bagnara la battuta, Tindamo, 51 secondi, Tindamo blocco di Natale Turace, non c'è pick and roll, Tindamo per Andrea Mollica, tutto il passaggio, poi fa bene a non darla a nessuno, però la bomba è la casa sua. Oh, una mitragliatrice, 68-65, ha preso il tabellone e lo spigolo alto, quanto vale il fattore campo, è stato un missile sullo spicchio del tabellone non dichiarato, neanche il miglior giocatore di biliardo della storia dei pallini avrebbe mai fatto un gioco di prestigio simile. 68-65, il missile di Andrea Mollica al momento decide il match, ma non finisce qui, ultimi 30 secondi, almeno due possessi, attacca a bottega le basket, Marco Costantino per Ciccio Catanoso, Catanoso slalom, Bagnara si immola, Tindamo la terra, palle in alto, ancora rimessa, bottega le basket, 27 secondi da giocare, tutti guardano in cielo perché c'è questo tabellone fastidiosissimo che non si può guardare e che neanche noi possiamo guardare,
68-65, ultimi 27 secondi, può continuare la battuta, bruttissima, la recupera Andrea Kindamo, Kindamo, la passa Mollica, fallo evidentissimo, al limite del fallo antisportivo, è fallo antisportivo, dice così l'arbitro Antonio Caputo, ed è un fallo antisportivo cocente, perché Bagnara avrà non solo i tiri liberi ma avrà anche il pallone. Fallo antisportivo, ingenuità della Botteghele Basket, che avrebbe fatto molto molto meglio a difendere in chiave molto più soft sulle gambe. Ovviamente la tensione è altissima, il lunetta per Andrea Mollica sul suo campo, per qualche istante fa realizzare una tripla da Cineteca, realizza il Andrea Mollica, 69-65, ultimi 22 secondi sul cronometro. Andrea Mollica ancora lunetta per il secondo tiro libero. 2-2, Andrea Mollica studia da MVP, lui che era rimasto in letargo per larga parte della sfida, si è sbloccato modello Roberto Bullara nella gara degli anni 90 tra Viola Reggio Calabria e Clear Cantù per gli amanti della Marcord. Quando conta esce fuori gli attributi e realizza 5 punti in un amen. Attenzione, attenzione signori amici, perché qui non è ancora finita. Prima di prenotare gli aerei per scendere in gara 3 programmata per sabato al Boccioni, vediamo come finisce questa, perché mancano 22 secondi e da una parte del campo c'è la gioventù del Bagnara. Nel frattempo si alza il coro, chi non salta è il Rigitano, abbastanza coreografico del pubblico di Bagnara. Già immagino a casa mia che c'è gente che salta, c'è gente che non salta e gente che non salta. Inquietante direi, va bene. Pure a casa mia. Pure a casa tua, pure a casa tua, va bene. Purtroppo gli abitanti di Bagnara molto spesso amano mescolarsi etnicamente con gli abitanti di Reggio Calabria, quindi si creano queste discrasie. 70-65, quante ne dobbiamo vedere ragazzi? Bagnato, Mollica, Surace, Galini e Kindamo. Nel tempo l'arbitro Smirne si informa perché richiede la situazione dei falli di un giocatore, ha avuto un'intuizione ma non era veritiera, viene tranquillizzato dal tavolo degli ufficiali. Ultimi 22 secondi, si alza il coro, si alza il coro. Natale Surace, fallo di Santovaggiana, Natale andrà lì per due tiri liberi, fallo intelligente di Santovaggiana per bloccare il tempo e sfruttare un'eventuale imprecisione al tiro per Natale Surace, anche se si dovrebbe essere il quinto fallo per Santovaggiana, è il quinto fallo per il capitano, no è il quarto fallo per Santovaggiana, ricordavamo male. Due tiri liberi per Natale Surace, sbaglia il primo, quindi la scelta del capitano al momento è stata congruente. 70-65, è chiaro che Botteghele Basket non può più sbagliare nulla. Natale Surace in lunetta ancora una volta, realizza, è il tiro libero che serviva al Bagnara, ultimi 21 secondi, poi c'è la festa dei ragazzi della Costa Viola, Costantino prova il tiro, non va al rimorchio Catanoso che segna, la palla si era fermata lì, poi i dei del basket hanno deciso di farla entrare. 71-67, attacca Bagnara, 5 secondi, 4, Bagnara, fallo di Costantino, ancora qualche secondo prima della festa del Bagnara, sotto la curva Ciccio Bagnato con tutta la curva e qualche istante fa esultava il grido lalla 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 Ciccio Bagnato, cose meravigliose. Saranno tiri per Natale Surace, c'è l'under 13 di Bagnara totalmente scatenata. Siamo vicini a gara 3, vicinissimi, qualora fosse così non prendete impegni per sabato pomeriggio al Boccioni alle 4:30 di pomeriggio, invece che andare a mare ci godremo questa gara 3.
sempre più vicina, siamo vicinissimi al 40° Natale Surace e Lunetta. 72, 67. Che Ciccio Bagnato nel frattempo che torna a confabulare e sta consigliando il coro. Pazzesco, pazzesco, va a consigliare il coro. Però ricordiamo che c'è gara 3. Si va a gara 3, Bagnara, invasione di campo, doverosissima. Tutti in campo, anche il buon Caracocciolo con le stampelle. Pazzesca esultanza del Bagnara come lo scudetto vinto. È davvero uno spettacolo. Tutti in campo con i ragazzi della Costa Viola. Bottegale Basket esce dal campo a testa altissima e proverà a riaggiornare la situazione in gara 3 tra qualche ora, sabato, al Palabocconi. Alberto Messina ha perso penso 5-6 anni di salute, insomma, però ne valeva la pena, ne valeva la pena. Una partita straordinaria, Bagnara può fare festa come state vedendo dalle inquadrature, uno spettacolo. I ragazzi della Costa Viola, nel frattempo c'è qualche battibecco ma nulla di grave, qui continua la festa. E dunque bisognerà resettare la mentalità da una parte e dall'altra, anche perché sabato ci sarà gara 3 alle ore 16.30 al Botteghel. Bagnara nel frattempo continua ad esultare, c'è veramente tantissima gente qui, sembra una festa totale, ma ovviamente i ragazzi di Armando Russo firmano l'ennesima impresa della storia di questo club, realmente straordinario. Partito dai primi passi e dai primi successi, è arrivato fino ad un passo, a una partita questa sera dalla finale per volare in Serie C. È veramente tutto dal Pala Brian. I ragazzi dell'Under 13, pazzeschi, pazzeschi, sono stati impattanti e si meritano questa inquadratura. È veramente tutto, i pronostici sono saltati, ci riaggiorniamo. Sarà bellissimo vedere gara 3, come è stato bello vedere questa sfida. Una buona serata e alla prossima.